caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Il protagonista della motivazione di oggi è un grande del nuovo pensiero. Inglese, un mistico e autore del nuovo pensiero inglese, nato nel 1873 e morto nel 1958. Il suo nome è Henry Thomas Hamblin, famoso soprattutto per un lavoro in particolare, un programma molto utilizzato che abbiamo pubblicato anche noi di Area 51 Publishing con il titolo originario di Dynamic Thought, cioè pensiero dinamico, e che propone tecniche molto efficaci, nonché una conoscenza molto approfondita sul senso, cioè sulla struttura all'interno della quale opera l'essere umano, la struttura spirituale e, ancor di più, l'importante, fondamentale conoscenza del fatto che attraverso il pensiero ogni individuo, ogni uomo, ogni donna è in connessione reale con questo potere infinito spirituale. Te lo consiglio davvero vivamente, Henry Thomas Hamblin, perché ha la capacità di unire una competenza teologica e quindi un'analisi approfondita, una profondità d'analisi, per meglio dire, spirituale, con una sana, equilibrata prosa molto pratica, molto pragmatica, alla portata di tutti e che rende questa espressione alla portata di tutti non qualcosa che sminuisce il valore di ciò che viene proposto, ma anzi che lo rafforza, lo valorizza ulteriormente. Senti proprio subito da questa lunga citazione, quindi non una frase ma un ragionamento di Henry Thomas Hamblin, senti subito, ti accorgerai subito di questa sua grande capacità di scrittura, di grande capacità persuasiva attraverso la sua scrittura. Ed è un ragionamento, è una riflessione che riguarda proprio il rapporto, la relazione tra l'individuo e l'infinito e come questo rapporto, come questa relazione può diventare il motore di superamento della vera vita, che è una vita fatta anche di difficoltà, anche di ostacoli. Un insegnamento davvero potente che ci permette di non aver più paura degli ostacoli, che ci permette di non voler rimuovere il fatto che la vita è anche difficoltà, che la vita è anche fatta di guai, o come diremmo noi, è fatta anche di sfighe, ma queste sfighe, questi guai, questi ostacoli sono la misura che ci permette di misurarci con la vita e di fondare, dice Henry Thomas Hamblin, il nostro carattere e mantenere la nostra saggezza, rafforzando il nostro carattere e incrementando la nostra saggezza. Quindi è inutile nascondere la testa sotto la sabbia. Le crisi, gli ostacoli, le difficoltà, le sofferenze fanno parte del percorso della nostra esistenza. Ci sono, è il modo in cui le affrontiamo che fa la differenza. E il modo in cui le affrontiamo dipende dalla nostra conoscenza spirituale. E di conseguenza dipende dalla nostra fede. Ascolta quanto dice Henry Thomas Hamblin. Non c'è modo per evitare la disciplina della vita. Non ci sono mezzi con i quali il destino può essere ingannato, né astuti dispositivi grazie a cui il grande piano cosmico può essere eluso. Ogni vita deve affrontare i propri guai e le proprie difficoltà. Ogni anima deve attraversare le sue acque profonde. Ogni cuore deve incontrare dolore e sofferenza. Ma nessuno deve essere sopraffatto dai grandi conflitti della vita.
perché chi ha appreso il grande segreto della sua identità con la vita e il potere universale dimora in una città inespugnabile, costruita sopra e dentro la roccia della verità, contro la quale le tempeste della vita si abbattono invano. La maggior parte delle persone è alla deriva nel mare della vita. Sono sbattute qua e là, sotto venti di tempesta, in balia della corrente. Solo i pochi che si rendono conto di avere il potere dell'infinito dentro di loro, grazie al quale possono superare tutte le loro difficoltà. Sono questi coloro che vivono l'esperienza dei vittoriosi e ottengono la saggezza finale. I guai arrivano per tutti, ma mentre rendono alcune persone più forti e migliori, ne sommergono altre, in modo che non riescono a rialzarsi mai più. Il problema è lo stesso, è come viene affrontato e sconfitto che fa la differenza. Coloro che incontrano difficoltà e avversità nella debole forza delle loro menti limitate vengono rapidamente sopraffatti e spezzati dalle tempeste della vita. Ma coloro che fanno affidamento su e hanno la fede nel potere dentro di loro non potranno mai essere sopraffatti né sconfitti. Il potere, essendo infinito, è sempre sufficiente, non importa quanto grande può essere la necessità. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.